Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo test map. Oggi, come potete vedere, sono qui per presentarvi la Holland Map V3, mappa more realistic e anche non tanto grande. Come vedete, non c'è neanche tanto da disturbarsi, è però veramente bella. Ho posizionato, diciamo, già qualche mod MR, altre invece no, perché comunque non ne ho tutte, non le ho inserite tutte, ho inserito solo il pacchetto quello originale, diciamo, della mod more realistiche, però poi per il resto basta. Qui, come vedete, abbiamo un campo fatto serra, in teoria, da quanto sto vedendo, devo dire. Sì, è una cosetta in più, ecco. Sì, no, partiamo subito con un punto di vendita del liquido, cioè del solid manure, scusate, come potete ben vedere. Comunque, in generale la mappa è fatta abbastanza bene, c'è qualche difettino inoino, nel senso magari una vasca magari posizionata un po' storta o magari una cosa troppo attaccata al muro, c'è proprio cazzatine che è solo tempo a star lì a sistemare, non chissà cosa. Devo dire anche molto bella perché abbiamo l'acqua, diciamo, un po' attorno a tutti i campi, attorno alle strade. Come vedete, adesso ci sono magari quelli un po' più profondi, quelli un po' meno profondi. Poi abbiamo, sì, ogni tanto troviamo i tombini a mode. Ma le valvole dell'acqua, almeno da me, sono così, un po' più tondi, ecco, meno che fanno a punta. E no, devo dire che sì, è fatta bene. Allora, intanto partiamo. Beh, qui abbiamo il primo con questa semiserra che c'è qui all'interno. Poi, vabbè, casomai. Cioè, qua si va a seminare cose piccole. Adesso non ho visto se è multifrutto. In teoria non è multifrutto, nel senso è una mappa normale. No, no, è multifrutto. Sunflower, green, wheat, soyben e oat. Ci sono queste 3-4 cosette in più. Quindi ecco, per esempio, uno mari. Certo, non so, non vai mari tanto a seminare di girasoli entro la sera, perché comunque dopo attrebbiare sono bestemmie entrare con una class dentro qua, per dirvi, ecco. Vabbè, qui siamo, diciamo, non c'è una casa vera e propria, nel senso ci sono due o tre punti, questo è uno dove ci sono le galline, dove ci sono due o tre, chiamiamo così, capannoni, abbiamo tre punti qua e là. Abbiamo dei passaggi stretti, come potete vedere alla sinistra. E niente, abbiamo una vasca del biogas, cioè scusate, una vasca per dove mettersi lato. Sì, da poi eventualmente dare alle mucche o comunque insomma altro. Qui abbiamo fertilizzanti e penso anche, forse anche semi, no? Per adesso fertilizzanti, abbiamo a fare un po' di nafta qua così. Abbiamo le cisterne e un po' di cose posizionate. Vi dico, state attenti magari a certi paletti, che ci sono i paletti ma sembra non si vedano. Poi ci sono i fili, hanno la collision, li impiantate, non ne uscite più, quindi un po' all'occhio. Devo dire che è bello perché comunque le mucche attraversano la strada per andare dentro la stalla, questa qui verde che poi vedremo. Attraversano giusto su questo, diciamo, su questo passaggio qui. E ecco, come vedete, questa qui che si sta un po' incamminando e si attraversano praticamente la strada, vanno a mangiare dentro l'altra parte, mentre qui hanno il loro recinto. Poi, come vedete già in lontananza, vedete anche il biogas, è tutto molto tutto vicino, però i campi, devo dire, sono belli, cioè per l'amore realistico va bene. Peccato però che non abbia salite, discese, pendenze, cose così, perché allora là sì, si vedeva proprio veramente la more realistic. More realistic come mappa more realistic sostanzialmente solo per i prezzi di vendita e per cose così. Questa è la stalla, come vedete, cioè abbiamo qui la muga che sta cercando di mangiare il ponte ma non ce la farà mai. Sì, niente, questa sostanzialmente questa è la stalla. Niente, poi qua avete due o tre magazzini, qua avete, mi sembra, un po' di roba che potete scaricare. Qui dovrebbe essere fertilizzante, vederlo così, però sembra anche cosa senza texture.
Fatemi vedere un attimo. Un canton, no, niente, non me lo fa vedere. Sì, no, è solito là, fertilizzante, quello da raccogliere, come sta facendo anche Terry nella Silent. Ecco, to, speravo si aprisse, invece no. Cioè, è bello, è un realistico per quello, i mezzi come frenano e tutto, vedete anche l'aratro, vedete che va su e giù così, proprio un realistico. Niente, boh, cambiamo. Qui siamo dalle pecore, che le mucche sono dall'altra parte, quindi siete molto vicini. Ecco qui un errorino, vedete, che è, diciamo, un po' inclinata, cosa che si sistema in 2 secondi, ecco. Peccato gli sia sfuggita una cosa così, se no veniva fuori perfetta. E niente, per il resto anche qui tutto a posto, abbiamo due o tre cosette. Sicuramente sono le cose per le seminatrici, quei sacchi lì. Lì abbiamo un punto di vendita, dopo c'è il Fendt, dopo andremo. E qui vicino poi c'è il reset dei mezzi. Come vedete non c'è proprio una vera casa, hanno fatto due o tre spazi possibili. Qui poi abbiamo, ecco qui un altro errorino che vi dicevo, che è una cosa un po' troppo avvicinata al muro, bastava che la scostassero un mezzo millimetro ed eravamo a posto. Però a volte, per dirvi, con Giants Editor le cose non si vedono mai bene, nel senso che mai sparisce sul muro. Mari uno la fa, dice si è posizionata bene, poi essendo mari dentro un edificio mari fa ancora più fatica, o comunque insomma sono piccolezze, bisogna avere tanta mano. In effetti quando ho modificato la mappa, che sto modificando adesso, perché ho in mente di fare una cosetta un po' diversa dal solito, dopo un paio di ore proprio faceva male la mano, nel senso sta lì tenere il mouse con precisione, perché basta spostarlo di un attimo, ma l'edificio parte, si gira del tutto. È un lavoro molto molto preciso, è difficile sbagliare, cioè presto si fa sbagliare, quindi non è semplicissimo. Qui intanto vi faccio vedere qualche campo, quello magari un po' più lungo, quello un po' più disteso degli altri. Qui siamo allo store, dove poi si possono anche vendere i mezzi. Sostanzialmente andate qui, beh, ci sono tutte le porte che si possono aprire, mettete qui il mezzo in questo rettangolo qui, aprite la porta, andate qui dentro e qui praticamente c'è il tasto con la R, lo vendete. Qui abbiamo un altro portone che vedete sempre si apre, qui abbiamo il carrellino per poterlo acquistare. Vabbè, proseguiamo. Scusate, beh, adesso siamo scesi, vabbè, andiamo avanti qui. Sostanzialmente abbiamo il biogas, vedete, avete il ponte da attraversare, diciamo, questo così tratto di lago. Fortuna che non ha collisio. Poi vabbè, avete qui la pressa, sì, la, scusate, la pressa appesa, scusate, dovrebbe pesarci, ma per ora ho visto che non lo fa. E qui abbiamo queste quattro vaschette messe così, diciamo, in modo quadrato, e niente, per la mappa penso vadano bene quattro vaschettine così, non dovrebbero essere male. Ecco, poi abbiamo qui il nostro scarico dove poter appunto scaricare all'interno. Comunque, come vedete, è fatto abbastanza bene, anche abbastanza completo. Abbiamo poi la tettoietta e lì avete la vasca liquid manure, che vedete un po' che fumeggia. Sì, devo dire, è fatta bene. Visto che andiamo indietro, qui praticamente abbiamo il negozio agricolo, dove c'è il punto di scarico, vendita uova e carburante. Dietro sicuramente ci sarà sia fertilizzante che altro. Poi abbiamo tutto il laghetto, bisogna stare molto attenti qua, presto 2 secondi se va sotto. Ecco qua le uova, e no, niente, non c'è il resto. Vediamo se in effetti dovrebbero, eccolo qua, in effetti il trattore vi cade sotto l'acqua e resta sotto. Bene, poi qui abbiamo un altro punto di vendita, uova, lana, come vedete questo riquadro, scarico delle cose. E poi abbiamo, diciamo, questa, abbiamo la fontanella per prendere l'acqua e abbiamo il fertilizzante da poter prendere. Bene, questo dovrebbe essere l'ultimo punto, sì, penultimo. Poi c'è il Fendt, insomma, in fondo
dall'altra parte. Come vedete, vi faccio vedere un attimo, vedete anche le strade, vedete i ponti così con i tombini, con l'acqua, vedete anche questa bella strada alberata qui. Qui mi sa che hanno fatto un po' di prove per vedere i semi e le cose che crescevano, in effetti ho visto c'erano delle cose. Poi qui vabbè finisce la strada, finisce la mappa, però devo dire che come vedete al lato del campo c'è sempre qualcosa. Ed eccoci qua nel retro mappa dietro le quinte. Se qualcuno vuole trasformare questa distesa in un campo, buon lavoro. Verrebbe fuori un bel campo. Bene, ormai abbiamo ultimato tutto. Sì, no, qua era per farvi vedere che se anche andate dentro vi dice sì, attento all'acqua, però il trattore diciamo non si toglie, ecco, giusto per avvisarvi. Con qualche trattore ne è venuto fuori, tipo questo, sono andato prima con un altro, mi sono proprio incastrato giusto col muso, tac, non è più venuto fuori. Però diciamo son belle. Poi avete visto, ci sono le richieste, le missioni, così riuscite a fare qualche soldino in più, perché sennò è un po' complesso, diciamo. All'inizio non vi danno nessun mezzo, 25.000 euro, e vi dicono buon lavoro, punto. Questo diciamo è quello che vi danno in soldoni. Niente, qua avevo posizionato un trattore giusto per farvi vedere un altro film, diciamo sì, un altro fossato così a fine campo, e appunto i campi. Poi ci sono le siepi, che però potete passarci in mezzo senza nessun problema, tranne alcuni punti in fondo dalle mucche dall'altra parte, veramente sono, ecco vedete, c'è questi paletti qua, sembra non ci sia niente, no? Cioè i paletti, uno dice beh vedo il paletto, ma in mezzo in realtà vedete c'è il filo, no? Però è fine, distante non si vede. Se non ve ne accorgete in tempo, dice ah, ci passi in mezzo, sono solo dei paletti, invece no, attenzione che c'è proprio il filo in mezzo, è che non si vede. Poi vi andate ad incastrare, vedete, così sostanzialmente. Questo va anche bene, prima mi sono incastrato col praticamente, senti che compressore, moia, praticamente col coso là che c'era più gas, mi sono proprio incastrato in mezzo, non sono più capace di venire fuori. Comunque vedete c'è il spinato piccolino. Niente, direi che anche per questo test map è tutto, mappa molto bella, qualcuno me l'ha anche consegnata per il multiplayer, non so perché non ha roba in salita, volevo proprio sfruttare bene l'amore realistic e mettere una mappa che abbia anche cose in pendenza per il server free. Bene, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like e ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!